i giovani abbiano le competenze, rifiuto, degli altri membri del modello che la squadra propone, hanno rifiuto, hanno membri senior che, prego. Non pensi che l'esempio di influencer, youtuber che hanno dimostrato la loro competenza nell'informazione a livello globale sia un esempio più che sufficiente riguardo le loro competenze in ambito di diffusione di informazione? Assolutamente sì, ma vorrei ricordare che la divulgazione è assolutamente diversa da aspetti politici più pratici, quali gli aspetti finanziari che credo tutti siano molto importanti quando si parla di una transizione ecologica, che non deve essere solo un cambio di mentalità, ma bensì anche un cambio dal punto di vista di investimenti, quindi un cambio di indirizzamento dei fondi e quindi anche da un punto di vista economico. Quello che avete appena visto è un esempio di POI, Point of Information. Durante gli 8 minuti dei discorsi principali, dal secondo al settimo minuto di ciascun intervento, i componenti delle rispettive squadre possono, anzi devono, porre una domanda allo speaker di turno. Il primo e l'ultimo minuto dei discorsi principali sono protetti. I POIs rappresentano il primo momento della confutazione. La domanda deve essere breve, 15 secondi al massimo, e incisiva, non articolata. Qual è lo scopo dei POIs? Lo scopo è duplice. Da una parte, mettere in difficoltà lo speaker di turno in maniera intelligente, evidenziando una debolezza del team avversario. Dall'altra, dare maggior tempo ai propri compagni di squadra per preparare gli interventi e le successive confutazioni. Attraverso i POIs si possono avanzare richieste di chiarimento su ciò che lo speaker ha affermato, mettere in evidenza le contraddizioni dell'argomentazione sostenuta nel corso della discussione oppure la mancanza di fonti attendibili. Si possono infine portare all'attenzione aspetti della questione che non erano stati presi in considerazione. Lo speaker di turno può sia accettare sia rifiutare il POI. In ogni caso è tenuto ad accogliere almeno 2 richieste di informazioni. A sua volta, ciascun team deve proporre almeno 2 POIs per persona. Se non lo farà, avrà un punteggio inferiore. Come si deve rispondere a un POI? La risposta deve essere molto breve e incisiva, 15 secondi al massimo, perché lo speaker deve riprendere agevolmente il filo del suo intervento. Chi ha avanzato la richiesta di informazioni non può controbattere. Non ci possono essere POIs nei discorsi di replica.